Buonasera, buonasera e ben ritrovati a Volley Break, la pallavolo dalla 1 alla Z, quarta puntata. Ci troviamo oggi a commentare il weekend pallavolistico, in particolare della serie A1 femminile, ma non solo, come sempre faremo poi un viaggio in quella che è la pallavolo in Umbria. Ne parleremo con i nostri ospiti che vado subito a presentare. Tornano le ragazze della Bartoccini Forti Infissi, erano state assenti lo scorso martedì perché erano già a Trento per affrontare la gara appunto a Trento, e quindi salutiamo e ringraziamo per la presenza l'alzatrice della Bartoccini Forti Infissi, Beatrice Agrifoglio. Buonasera Beatrice. Buonasera. Accanto a lei, sempre per la Bartoccini Forti Infissi, scusate, il socio di Wealth Planet Perugia Volley, il nostro Sergio Castellani. Buonasera, buonasera Sergio e benvenuto fra noi. E poi, come dicevamo, siccome non parleremo solo di A1, ma parleremo della pallavolo in Umbria, chi meglio del Trevi Volley, la società più longeva in assoluto dell'Umbria, ma probabilmente poi vedremo anche di tutta Italia. E oggi è rappresentata dal neoacquisto, la schiacciatrice Ilaria D'Angelo. Buonasera Ilaria. Buonasera. Trevi Volley, che nel frattempo si chiama Lucky Wind Volley, e insieme a lei un pezzo di storia della pallavolo umbra, Livio Molari, attualmente, ma ormai da parecchi anni, direttore sportivo e team manager per Trevi Volley. Buonasera. Con i nostri ospiti andremo a analizzare subito la partita di domenica. La Bartoccini si è vista davanti Moco Volley Conegliano, la squadra che probabilmente già prima dell'inizio del campionato ha già cucito addosso lo scudetto. Una squadra molto forte, l'abbiamo detto nel corso di puntate, non lo diciamo solo noi, però il 3-0 finale non è stato così scontato, anzi le ragazze perugine, specialmente nelle prime parti dei 3-7, se la sono giocata. Però diamo anche uno sguardo agli altri risultati. Ricordiamo che non si è giocata una gara, quella fra Bosca San Bernardo Cuneo, Zanetti Bergamo, perché a Cuneo addirittura 7 atlete sono positive al coronavirus. Ormai è una notizia che è di attualità, vedremo poi quando vedrà recuperata questa gara, ma temo che neanche il prossimo fine settimana giocherà Cuneo. Quindi Igor Gorgonzola Novara, Banca Valsabina, Millennium Brescia 3-0, VBC più Casalmaggiore, Reale Mutua Fenera Chieri 0-3, il Bisonte Firenze, Delta Despara Trentino 3-2, UNET Iwork Busto Arsizio, Savino del Bene Scandicci 1-3, ha riposato Saugella Monza. Una classifica che vede al momento svettare Moco Volley Conegliano con 15 punti, seguita a 14 da Savino del Bene Scandicci, Delta Despar Trentino 13, 9 punti per Igor Gorgonzola Novara e Reale Mutua Fenera Chieri, 8 punti per Bosca San Bernardo Cuneo, il Bisonte Firenze segue a 7 punti con Saugella Monza, poi 6 punti per VBC più Casalmaggiore, 3 punti per Unity Work Busto Arsizio e Bartoccini Forti Infissi Perugia, chiudono la classifica a un punto Banca Valsabina, Millennium Brescia e Zanetti Bergamo. Zanetti Bergamo, che poi ne parleremo, il prossimo avversario delle nostre ragazze perugine. Per commentare la partita però io direi prima di dare uno sguardo alle immagini, al servizio realizzato dal nostro Giacomo Branco in occasione della partita di domenica che si è tenuta alle 17 al Pala Barton, con un ingresso contingentato per il pubblico, 200 persone hanno potuto assistere la partita e speriamo che si continui così. Subito quindi il servizio fra Bartoccini Forti Infissi Perugia e Moco Volley Conegliano. Manifesta superiorità, nulla da fare per Bartoccini Forti Infissi Perugia, che colleziona la quinta sconfitta su 6 gare di campionati in A1 femminile di volley, cedendo 3-0 al Pala Barton sotto i colpi della corazzata Imoco Volley Conegliano. Coach Bovari tiene a riposo l'acciaccata Angeloni e l'avvio della prima frazione è in equilibrio sino al 10-12. Poi le ospiti scalano le marce arrivando in un amen sul 16-23 che diviene 18-25 con il punto di Silla. Nel secondo set Perugia tiene botta sino al 10-11, poi Conegliano strappa sul 10-16 con Egonu. La Imoco controlla il gioco senza problemi e
con il muro su Carcases, ottiene il 12-21. L'errore di Casillo consegna il 13-24 alla squadra di Santarelli, che chiude sul 15-25. Il terzo set vede Perugia portarsi sul 5-3 grazie a Carcases. Poi Conegliano ribalta tutto con il muro di Silla e la solita Enogu. Ortolano è un sussulto, ma Laimoco non molla niente e resta avanti sul 10-13. Sul 13-18 la panchina della Bartoccini chiama time out. Alla ripresa del gioco Albecova sigla il 15-19, ma Perugia subisce il nuovo allungo dell'avversario, più 5 sul 15-20. Perugia non molla e torna a meno 2 sul 18-20 prima che Ortolani riporta le magliette nere a stretto contatto sul 20-21, ma l'errore della cubana di Perugia ridà 2 punti di vantaggio alla squadra del coach Folignate Santarelli. Il primo tempo di Far porta Limoco sul 21-23, poi l'errore di Carcases regala il match point alle ospiti, che chiudono 21-25 con il muro di Egonu. Bartoccini forti infissi resta così a quota 3 punti in terz'ultima piazza e domenica alle 17 ci sarà già un primo crocevia focale. Al Palagnelli di Bergamo difatti le magliette nere affronteranno Zanetti Bergamo, ultima in gradatoria con un solo punto all'attivo, per un autentico scontro diretto da non fallire. Benissimo, prima di parlare di scontri diretti, insomma, ancora dai, il campionato è appena cominciato, è un campionato corto, Beatrice, no? Perché sono poche le gare, qualcuno vediamo che poi rischia di saltare per i motivi che dicevamo prima. Questi Moco con il Gliano, è così invincibile come... Ma sicuramente invincibile no, cioè comunque la pallavolo è uno sport in cui non sempre vince quella più forte. Mm-hmm. Cioè magari una partita trovano delle difficoltà e la squadra che è un pochino meno forte riesce a vincere. Però secondo me in questo momento Conegliano è veramente la squadra più in forma, ma non solo a livello italiano, proprio a livello sì. mondiale. Quindi giocarci contro è sempre molto molto complicato. È divertente perché è ovvio, perché il livello è molto alto, però è comunque difficile portarsi a casa la vittoria. Sergio, la partita, tu eri lì, ovviamente c'era adrenalina. Devo dire che le ragazze non si sono assolutamente presentate con un timore reverenziale come potrebbe indurre, no, giocare con i Moco Conegliano, perché come dice Beatrice, insomma, almeno il sestetto base, diciamo che sono le 6 giocatrici più forti al mondo al momento nel loro ruolo. Però le ragazze, insomma, si sono presentate bene. Sì, io parlo sempre da osservatore laico, vi dico, nel senso che non sono esperto del gioco, mi diverto molto a guardare la pallavolo, soprattutto la femminile, perché mi permette di capire molto bene alcuni aspetti. Indubbiamente la differenza che fa una grande squadra da una squadra che deve ancora rodarsi, come può essere la nostra, è la prevedibilità, io credo. Conegliano è molto imprevedibile perché si vede che sono sicure di se stesse, hanno proprio una forma di gioco che è schiacciante in certi aspetti. Non ti permettono un errore, insomma, no? I piccoli, non permettono un errore, ma poi punti. Hanno degli automatismi, almeno per quanto ne capisco io, ho visto degli automatismi di gioco, delle veloci che hanno fatto in modo quasi maschile, io intendo, nel senso una velocità di gioco che era quasi spiazzante, quasi stonava rispetto alla tipica partita di volley femminile che è molto gradevole e molto piacevole. Quello che paghiamo noi probabilmente è proprio l'insicurezza che in gioco si trasforma probabilmente in prevedibilità, quindi alcune cose che potevano essere un pochino più meno sgamate, come si dice a Perugia, cioè meno prevedibili, potevamo farle, però ripeto, ci sta tutto. Coach Bovary io lo adoro, nel senso che mi piace come persona, quindi ci sta. Poi insomma, abbiamo appena iniziato, quindi già avuto una vittoria nelle prime partite è stata una buona cosa, dico. Non... Che poi sentiremo anche un suo intervento veramente puntuale. Ilaria, la Bartoccini Forti Infissi è una squadra che quest'anno è stata quasi completamente rinnovata, sono rimaste del vecchio, diciamo, della vecchia squadra dell'anno passato solo 3 giocatrici, come dicevano loro, ha ancora bisogno di amalgama. Tu sei un neo acquisto, neo arrivata di Trevi, che lo saprai, insomma, tu non sei umbra, però sicuramente è una delle società più blasonate in Umbria. Anche tu hai bisogno ancora di amalgama, voi il campionato speriamo, perché insomma questi campionati dilettantistici, tra virgolette, voi fate la B1, però purtroppo la pallavolo così è considerata, speriamo che riusciate a iniziare, ecco, il weekend fra il 7 e l'8 di novembre. Com'è questo ingresso in questa squadra che tra l'altro è molto giovane, insomma, tu anche se sei giovanissima sei fra le più grandi, non possiamo dire le più anziane, vero?
Diciamo che con questo Covid un po' speriamo di iniziare il campionato e noi rispetto alla Serie A comunque abbiamo iniziato più tardi, quindi stiamo ancora in fase di costruzione di squadra, insomma. E per adesso sì, dobbiamo ancora trovare i nostri equilibri, eccetera, però comunque la partenza per me è stata ottima e capisco quindi la sensazione Sì, anche di perché una squadra costruita e ancora non. in questo periodo, proprio causa Covid, è stato difficile per loro ancora di più perché hanno dovuto cominciare prima anche fare delle amichevoli, giocare in campo perché bisogna osservare un sacco di norme anche per fare le amichevoli. Livio, l'ho presentata lei come un pezzo di storia della pallavolo umbra. Parlavamo di Trevi, una società che da tanti anni, quanti anni? Allora, nasce nel 69, Addirittura. nel Quindi 72 come federazione pallavolo. La cosa positiva di Trevi credo sia la continuità dei dirigenti. Abbiamo Agostino Benedetti che dal 72 fa parte della società, Francesco Perandio che è il presidente fa parte ancora della società, sin dalle origini. Vincenzo Santini ancora fa parte della società, quindi questa continuità e con certi obiettivi che ci prefiggiamo, cioè il rapporto verso le giocatrici che vorremmo diventare atlete, cioè nel senso di dare passione, cioè obiettivi e stile di vita. Credo che sia l'arma vincente di questo nostro iter, no? Dal 72 in poi abbiamo fatto circa 40 campionati di Serie B1, con tre playoff e uno quasi vinto, che poi abbiamo perso in maniera anche rocambolesca a Urbino, tanto tempo fa. Quindi ecco, una squadra sempre costruita per cercare di fare bene, considerando e siamo attenti anche a tutto quello che succede intorno. Beatrice è un nostro vanto, no? Ma nostro vanto anche lui, anche la Crisanti, Lucia Lucia Crisanti, anche Crisanti. la Pascucci che prendemmo a 13 anni. Cioè, prendiamo sempre, cerchiamo sempre di trovare in Umbria le ragazzine che 13-14 anni hanno voglia di raggiungere obiettivi. Noi quest'anno abbiamo Giulia Patasce che viene certamente da 2 anni terribili per lei perché si è infortunata, no? Quindi poi Che è un abbiamo, è un 2004, mi 2004, sembra, appena abbiamo 16 anni. Rachele Pioli che è 2005, Ba Luna che è 2003. Poi abbiamo 2001, abbiamo il palleggiatore che Aurora, è che Aurora di Arcangelo. d'Arcangelo, sì. Quindi ecco, siamo attenti a tutte quelle che no, vogliono diventare qualcosa, no? Ecco, poi dopo saranno loro a decidere quello. Noi diamo tutti gli strumenti, cioè sia tecnici e sia anche di gestione e anche di educazione. Perché oltre a quello noi abbiamo come slogan sempre che sport più cultura uguale crescita. Ah, certo. Desideriamo anche che queste persone siano informate, no? Cioè, vogliono fare qualcosa anche a livello sociale e anche come cultura personale, che da piccoline credo che si possano migliorare. Questo è il nostro obiettivo. Certo, è un lavoro molto, no, da fare, però i risultati ci sono perché abbiamo una squadra di Serie D a livello regionale, una squadra di Serie C che comunque facciamo insieme a Monini. Abbiamo un gruppo di ragazzine no, giovanissime che comunque stanno lì pronte a prendere il posto, no, di Ilaria, perché comunque stanno nel roster della squadra. Quindi, ecco, questo probabilmente è, no, il progetto che Beh, voi abbiamo. avete fatto anche tante finali regionali e nazionali con i Ecco, campionati under, una cosa, ecco, vero? grazie che me l'hai. Cioè, noi abbiamo l'Under 19, credo quest'anno sia molto forte. E l'obiettivo principe del nostro è quello di andare alle finali nazionali. Però dobbiamo superare il martedì. Noi diciamo il martedì perché adesso le federazioni, siccome siamo una regione piccola, noi dobbiamo confrontarci con squadroni, cioè con società importanti. Quindi noi arriviamo, siamo bassi no, come livello, a livello anche no, come regionale, Sì. e quindi arriviamo lunedì e il martedì. Noi desideriamo arrivare il mercoledì fino al sabato, cioè confrontarci con squadre molto forti. Questo è l'obiettivo che ci prefiggiamo. Abbiamo l'Under 19 interessante e anche l'Under 16 interessante che facciamo insieme alla Monini Spoleto. Quindi no, anche questo rapporto che ci può portare a qualcosa di positivo, credo, sia per noi che per Spoleto. Diciamo, Sergio, che purtroppo ne abbiamo parlato nel corso di queste trasmissioni, queste realtà in questo periodo,
ma non solo, insomma, causa Covid, questo è un anno veramente particolare anche per le società un po' più piccole rispetto a quelle, no, di A1, poter disputare campionati, perché poi i protocolli per certi versi, insomma, sono per tutti uguali, sia per le squadre di A1 come per le squadre di Serie C o di Serie D. Però, insomma, questo movimento pallavolistico in Umbria stenta a decollare. A me è piaciuto, poi vorrò chiedere a Beatrice, tanti anni fa, quando c'era la vecchia Sirio, Despar, e andavamo tutti a seguirle, creava un sacco di movimento e di conseguenza tutte noi ragazze e ragazzine giocavamo a pallavolo. Adesso, insomma, sotto pallavolo femminile tante quanto, ma pallavolo maschile pochissimo il movimento in Umbria, vero? Sì, diciamo che effettivamente il traino che può avere una bella squadra di pallavolo femminile è all'ennesima potenza rispetto a quello che può avere una maschile. Io mi permetta di dire che ascoltavo incantato le parole del Signore, perché io credo che quello che loro fanno a Trevi sia tutto quello che dovrebbero fare qualsiasi società sportiva di tutti gli sport. Cioè, pensare alle parole che ha detto lui, alla crescita in toto, meraviglioso, cioè è una cosa che piacerebbe a noi come soci della Bartoccini Forti Infissi, della Weltnalet, portare, perché ne abbiamo parlato, sposare quell'entusiasmo di Antonio Bartoccini, che comunque ci ha coinvolto in questa avventura, e arrivare a quei livelli è proprio un sogno. Io ho avuto la possibilità di vivere un'esperienza calcistica da spettatore, da compaesano, quando esisteva il Castelrigone dei tempi di allora, e effettivamente quello era lo spirito che muoveva tutta l'attività. E risentirlo oggi, che in realtà non è nulla di nuovo, perché parliamo di una società dal 72, dal 68, comunque società che hanno tantissimi anni di storia, oltre 50 anni. Pensare che non è cambiata la dirigenza, questo è bellissimo, quindi pensare che anche noi possiamo arrivare a fare una cosa del genere sarebbe veramente una cosa molto bella, molto un sogno coronante, insomma, di una serie di impegni che possono portare al territorio qualcosa di più rispetto al campionato vinto, perché ripeto, come ha anche approcciato Antonio, come ha ricoinvolto per esempio un Ciro Iacone che ha avuto l'esperienza degli Asirio col padre e tutto quanto, quindi perdere entusiasmo su un'avventura, ritrovarlo perché magari la compagnia è quella giusta, ecco, magari aspirare a quello. E poi parliamo di un Trevi, quanti abitanti fa? 8.000, ecco, insomma, non è che parliamo di una però metropoli che è riuscita a portare avanti un progetto, no, però del genere. La differenza la fa il progetto, no? la visione. L'entusiasmo, la visione, probabilmente. Beh, però ecco, si invece anche i supporti anche dal punto di vista comunale, però, cioè, certo, fa parte del coinvolgimento, no? Cioè, noi siamo anche abbastanza orgogliosi del nostro paese, quindi io amo proprio follemente il Trevi, e perché è bello, cioè Beatrice c'è stata 2 anni, quindi credo che... Sì, assolutamente confermo. Quindi ecco, si può fare parecchio, no? E quindi ecco, questa cosa, però che dicevi, il fatto delle ragazze, no, noi abbiamo ecco qualche problema adesso quando arrivano a 18-19 anni, perché ci sono delle luci all'esterno, no? Per esempio, noi abbiamo due modelle che fanno parte della società, cioè che fanno parte della... E quindi hanno questo obiettivo che è diverso da, probabilmente... Può sposarsi, però credo che, no, se uno è coinvolto e proprio verso un certo tipo di obiettivi, il sacrificio dentro la palestra è un pochetto più duro. Quindi... Beh, poi spesso anche in Umbria, nei piccoli centri, io vedo anche a Gubbio, arrivati a 18-19 anni, la scelta universitaria, del lavoro, eccetera, qualche volta poco si sposa, insomma si coniuga con poi anche il discorso della pallavolo. Tornerei però alla partita di domenica, perché adesso abbiamo il contributo delle interviste realizzate subito dopo la gara, un po' a caldo. Sentiamo che cosa ha detto mister Bovari e anche Elena Avelkova, ovviamente per la Bartoccini, perché poi avremo anche i contributi di Imoco Volley Conegliano. Ma direi subito quindi le loro interviste a caldo, realizzate proprio appena è terminata la partita. Coach Bovari, era difficile, si sapeva, tu anche quando sei stato ospite in trasmissione si è detto loro tanto sono primi, però insomma, a parte il secondo set e malgrado l'assenza pesante di Veronica Angeloni, insomma la squadra l'ha detta la sua in diversi tratti, poi i soliti blackout? Ma no, più che i soliti blackout, in questo momento è una squadra che dall'altra parte quando spinge non lascia spazio agli avversari, quindi devi fare, ma no, il 110 non basta, probabilmente il 180%.
100% per provare a fare qualcosa. E abbiamo fatto vedere delle buone cose, a me interessava soprattutto che uscissimo in una fase che non era stata brillante contro Casalmaggiore e contro Trento, perché lì abbiamo giocato veramente sottotono. Invece oggi abbiamo lavorato molto bene nella fase del cambio palla, tranne nel secondo set, come hai appena detto tu, e il terzo set probabilmente con una copertura d'attacco su una palla che è caduta in mezzo probabilmente avrebbe decretato un 20 pari anziché un 21-19, e lì ci abbiamo qualcosa da recriminare. Poi sappiamo che loro, ripeto, quando vogliono accelerare onestamente non ce n'è per nessuno, però io sono abbastanza contento di quello che ho visto, anche perché, come dicevi, con la defezione di Veronica Angeloni, che ha avuto un problema alla schiena e stoicamente è stata in campo a Trento, oggi non ce la siamo sentiti di rischiarla, anche perché poi domenica abbiamo una partita straimportante. E quindi oggi abbiamo cercato di metterci nella condizione giusta per fare una buona gara con una squadra che era di nuovo nuova, perché Avelkova e Karkacez in coppia, in tandem, avete visto, credo, oggi e qualche scorcio in qualche pezzetto di partita le altre volte, ma proprio realmente oggi è la prima volta che lavorano insieme. Credo che sia andata tutto sommato bene, anche perché, ripeto, dall'altra parte c'è una potenza che fa paura, e bene ma non benissimo, come si dice, perché comunque noi giochiamo per vincere, però, ripeto, dall'altra parte c'era una signora squadra. Se vogliamo fare una critica, perché insomma qualche pecca si trova anche su Limoco Conegliano, nel terzo set, quando ha provato a cambiare il coach la squadra, in particolare mi permetto di dire l'alzatrice, la squadra si è un attimino persa. Allora, beh, sì, stai toccando delle corde particolarmente giuste, perché dall'altra parte Walsh è un signor palleggiatore, nel senso che avete visto delle esecuzioni a livello tecnico tra palla 7 spinta e sovrapposta in 4 con una velocità di esecuzione con la chiusura vicino alla riga dei 3 metri in 4, dove la mia Elena Velkova, che normalmente è un gatto come la definisco io, esce rapidamente da 4, neanche l'ha vista. Quindi parliamo di una giocatrice che quando decide di spingere, spinge, smarca e fa quello che vuole. E è molto complicato lavorare con una squadra così. Gara difficile, si sapeva, è quasi scontato, però a parte forse il secondo set siete riusciti in diversi tratti a dire la loro. La vostra, scusa. Sì, diciamo che ovviamente quando la palla va a certi giocatori loro ricevono bene, attaccano bene e poi è difficile a tenere, però noi il nostro secondo me l'abbiamo fatto, a parte come hai detto il secondo set, ci è servito come allenamento per la settimana prossima che sarà più importante. Ecco, sulla carta già si sapeva, insomma, Limoco Conegliano ha già vinto quasi lo scudetto prima dell'inizio del campionato, è un sestetto però molto forte, perché poi abbiamo visto che quando hanno tentato di fare qualche cambio si destabilizzano un po'. C'hanno le ragazze ovviamente che magari sono giovani, magari non sono mai stati in A1, non so, cioè c'hanno un roster veramente largo e con tanta potenzialità, quindi secondo me sono ragazze che magari entrano un attimo da paura, però giocano tutte, secondo me, sono promettenti tutte. Ok, testa la prossima gara, in bocca al lupo. Grazie, crepi. Beatrice, mi sono un po' ripetuta nelle domande, però insomma a me questa cosa un po' ha colpito, no? Specialmente nella seconda parte del terzo set, il cambio in particolare dell'alzatore, perché è il tuo ruolo e lo sai, l'alzatore è un po' la testa, la regia della squadra, ha creato qualche problema, è bravissima anche la seconda palleggiatrice, certo, ad avanti sicuramente, credo che sì, ne converrai, l'alzatrice più forte al mondo. Assolutamente. Però insomma, se vogliamo trovarla qualcosina, ha una panchina molto giovane di Moco Conegliano, almeno a vederle così. Sì, qualche ragazza è molto giovane, viene anche dalla 2, quindi magari il primo anno che sta in A1. Altre ragazze sono comunque giocatrici molto importanti, perché in panchina avevano una ragazza come la Hill, che credo che sia fra le più forti anche lei che c'è in circolazione, e altre ragazze comunque hanno sempre giocato in A1. Quindi hanno comunque gente giovane, ma gente anche comunque rodata. Credo che, come hai detto tu, il cambio che abbia fatto lui con il palleggiatore abbia portato non bene alla squadra, perché è normale togliere dal campo una giocatrice come Walsh, che è la più forte che c'è in circolazione, e comunque la squadra un po' si destabilizza, perché le traiettorie della palla magari possono anche cambiare. Quindi loro hanno avuto un momento di difficoltà che noi abbiamo provato a sfruttare, però poi dopo ha rifatto il cambio. Quindi sì. Quando ha capito che stavate sfruttando, esatto, troppo probabilmente, esatto, quel momento. Ilaria,
Quanto è importante avere anche la sicurezza di avere un sestetto titolare, ma che poi, insomma, in panchina si possa avere a disposizione qualcuno che esci tu, è forte quasi come te, non può essere forte come te, adesso te per fare un esempio, nel senso che se no non saresti titolare. Con la Bartoccini poi lo diremo, diciamo che per cause sia di tattiche, tecniche, ma anche di purtroppo di malanni eccetera, insomma il sestetto, lo stesso sestetto non ha mai ancora giocato. A te è capitato di giocare in una squadra con un sestetto titolare che poi magari in panchina non riescono a entrare bene in partita se sono chiamate? Mi è capitato sì, perché purtroppo poi in Serie B è un po' più facile che succeda rispetto alla Serie A, che appunto la panca sia non un granché. E è importantissimo, sono giovani, no? Esatto, molte giovani. È importantissima la panca, secondo me, uno per l'allenamento, che comunque quando tieni alto l'allenamento con la panca ovviamente è super importante, e anche la sicurezza di avere qualcuno dietro che comunque ti possa sostituire, certo, è tanto importante. Livio, lei che cosa mi dice? Insomma, questa Conegliano, non so se lei ha avuto modo quest'anno di vederlo, ma tanto sono due o tre anni, insomma, che ho visto. Beh, Conegliano credo che sia la squadra più forte al mondo. La Hill stava fuori, quindi considerando la Hill in qualsiasi squadra giocherebbe proprio, ma non a man bassa, anche al 20% delle proprie possibilità. Quindi credo che sia la squadra imbattibile quasi. Se poi la Volo si gioca come sa, e quindi non c'è. Poi c'ha l'Egono, credo che sia la giocatrice più forte al mondo. Poi c'ha una Silla che credo che è arrivata ad altissimi livelli, perché probabilmente poi i centri sono fortissimi, considerando che qualcuno sta anche fuori. Sì. E quindi credo che sia, a parte la Bartoccini, credo che ha fatto una buona partita, ma non credo che sia quello l'obiettivo della Bartoccini. Sia una squadra in crescita, perché comunque è una squadra fatta nuova, no? Quindi con tutte nuove. No, perché credo che sia Angeloni solo rimasta. Angeloni, Cecchetto. Cecchetto veniva da una squadra l'anno scorso. Giocava. Sì, dell'anno scorso è Angeloni, Cecchetto e Casillo. E quindi voglio dire, che poi Casillo sta in panchina, quindi sì. Ecco, è una squadra fatta di giocatrici molto importanti, però, no? Perché Serena Ortolani è ancora un'ottima giocatrice, le centrali sono buone, quindi credo che ci siano prospettive positive, no? Per il Serena futuro. Ortolani, tra l'altro, domenica ha giocato un'ottima partita. Non so se c'era al palazzetto il marito, però Forazzi, che un pensierino per riportarla in nazionale. Torniamo su Paola Egonu, perché domenica, poi come costume dopo le gare in casa della Bartoccini Forte Infissi, Well Planet, viene decretato e viene dato un gadget, insomma un bel regalo all'MVP. E quasi ovviamente, almeno per me, insomma, all'esterno è stata Paola Egonu, che però alla mia domanda ha risposto così, che non è così scontato, così lo dice lei. Paola Egonu, MVP di questa sera, sei abituata a ricevere questa gratificazione di solito, vero? Assolutamente no, può sembrare scontata questa cosa, però è una grande soddisfazione dopo ogni partita essere soddisfatte della nostra prestazione. Poteva andare meglio oggi, però ci portiamo a casa 3 punti e siamo comunque felici. Che cosa poteva andare meglio dopo una vittoria di 3-0? Il nostro ritmo, dei piccoli dettagli che potevano essere molto più precisi, muro, non siamo state così ordinate, quindi delle piccole cose che potremmo fare meglio e che siamo in grado di fare meglio. Ultima domanda, diciamoci la verità, Emoco Conegliano ha già vinto lo scudetto già dalla prima giornata, come trovate tutte le settimane comunque la verve per affrontare tutte le squadre e vincere e giocare bene? Essere molto critiche comunque? Sempre, penso che la base sia durante la settimana allenarci a tutto fuoco ogni giorno, voler migliorare se stessi e essere sempre nel migliore uno, quindi parte tutto dalla testa e da quello che si vuole.
Insomma, Beatrice, Peregon non è scontato essere MVP, lo è stato, mi sembra, sia nelle finali di Coppa delle Coppe che di Coppa Campioni 2 anni fa. Ha ancora 22 anni, quindi è giusto che dica che bisogna allenarsi, mi sembra che abbia dato la definizione a tutto fuoco, no? E deve essere così. Sempre, assolutamente. Perché poi credo che non sia neanche semplice e non è rimanere sempre al vertice, no? Costantemente. No, io penso che sia anzi molto complicato, perché comunque a volte uno dà per scontato il fatto che dice vabbè, sono forte, quindi posso spingere un po' meno in palestra. Invece non è proprio lì che uno deve andare al massimo per dimostrare sempre più che, cioè, si può stare a quel livello. Perché la testa, come dice lei, è molto molto importante. È ovvio che sono tutte giocatrici che sanno giocare a pallavolo. Quindi non è che è l'allenamento diverso che cambia comunque la giocatrice, ma è la testa che dice io devo spingere, voglio spingere, quindi che va forte, come dice lei, a tutto fuoco. Una campionessa come Paola Egonu dice, Ilaria, che bisogna trovare sempre le motivazioni e andare a mille, insomma, agli allenamenti. A te che sei, no, non sei più giovane anagraficamente, che però giochi in una categoria un po' più bassa, qual è il pensiero che ti viene? Io non credo che ci sia differenza tra categorie, certo. Quindi quando giochi e lo fai con passione, penso sia lo stesso. Livio, lei di ragazze ne ha viste passare tantissimo. Abbastanza. Paolo Egonu è ai vertici, però ancora 22 anni per una pallavolista, insomma, ancora, se Dio vuole, c'è una carriera davanti, vero? Io credo che sia. Io sono innamorato della pallavolo e Egonu per me è il massimo. Credo che è una giocatrice che ti fa divertire, cioè che ha potenza, ha grinta, ha voglia di vincere. Perché mi diceva Davide che trova sempre il motivo per ottenere il massimo, cioè qualsiasi cosa. Sì, beh, l'ha dimostrato, non è un agonista vera, insomma. Quindi è uno da prendere come esempio, secondo me, perché comunque anche se no, può giocare male, lei sempre sta sempre in attività per ottenere il meglio, quindi per noi, che comunque anche dal punto di vista anche, no, di sociologico, credo che sia importante averla insieme a Silla e insieme alle altre. E poi mi sono dimenticato. Comunque succede che ci siano dei personaggi di questa nazionale del momento, nazionale femminile, ecco, sono che due, comunque va al di là di ogni cosa che noi, no, cioè, per noi è importante avercela, secondo me. Beatrice, una domanda un po' spinosa, perché abbiamo parlato un po' degli obiettivi di Imoco Corigliano e Bartoccini, poi parleremo anche della prossima gara, però insomma, senza guardare troppo indietro, avete anche qualche squadra sotto, quali sono gli obiettivi che vi date? Tu personalmente, ma anche come squadra, anche settimana per settimana. Insomma. Ecco, esatto, io credo che come squadra, in questo momento sia giusto guardare settimana per settimana, quindi ogni partita che avremo. È ovvio che quando uno parte a stagione all'inizio decide di avere un obiettivo, quindi prefissarselo e comunque inseguirlo. Però ora come ora è giusto guardare ogni settimana e cercare di vincere più partite possibili. Prima con le squadre che sono comunque al nostro pari in classifica e poi ovviamente anche con le squadre che sono sopra, perché io personalmente credo che noi non siamo da meno di nessuno. Assolutamente no. Forse con Igliano, come abbiamo detto fino adesso, sì. Però per il resto possiamo giocarcela con chiunque. Sì. Quindi questo a livello di squadra. A livello personale è ovvio che ho voglia di giocare, di mettermi comunque a disposizione della squadra, di migliorarmi, perché è vero che comunque ho 26 anni, ma penso che ancora ce ne sia di strada, sì, da fare. La pallavolo sei ancora una ragazzina, insomma, dai. Sì, dai, non giovanissima, però quindi sì, ho voglia di migliorarmi, di imparare dalle altre che sono più grandi e di giocare, di quando vengo chiamata in causa, dare il mio contributo alla squadra sempre, il più possibile. Sergio, la vostra società è una società che si sta formando, no? Perché poi nasce come Bartoccini, che ha portato in, credo, 11-12 anni questa società, questa squadra, dai campionati regionali Serie D, Serie C, fino ai vertici nazionali. Quanto è difficile anche questo, insomma, poi in una città che ha un'altra squadra di Serie A1 maschile con una... Purtroppo, poi l'abbiamo detto, o per fortuna, insomma, la pallavolo di per sé non ha grossissima visibilità, la pallavolo maschile è un po' più di quella femminile, vero?
Sì, diciamo che i successi che ha raggiunto la SIR, che comunque rappresenta la nostra città, per cui è un'eccellenza come lo è stata il Perugia per certi anni, come speriamo di arrivare noi ad essere, io credo che ci sia spazio per tutti. Credo che lo scopo di una squadra, che sia femminile che sia maschile, è proprio, come dicevo prima, quello che c'ha il Trevi, quindi di costruire qualcosa da lasciare in eredità alla propria città, e quindi di costruire una cultura di quello sport, che sia hockey su prato o che sia volley o che sia calcio. Quindi quella è la missione che deve avere una società sportiva. Dopodiché attrarre, avvicinare le persone a uno sport come la pallavolo femminile, che per noi sarebbe molto più facile se non ci fosse questo maledetto Covid. Cioè, io credo che il rinnovato entusiasmo di una società che potrebbe e può fare sicuramente, può conseguire dei risultati molto importanti, passi anche dalla partecipazione, quindi essere partecipi. Noi avevamo anche dei bei progetti di coinvolgimento delle giovanili, dello school volley, di tutta una serie di cose che possono passare per il palcoscenico della Serie A1 in tanti modi, no? E oggi è un po' difficile, quindi dobbiamo concentrarsi su quelli che sono i nostri obiettivi di società, di squadra, di costruire appunto quella stabilità, quella solidità che ci può dare i risultati nel prossimo futuro. I progetti non sono solo rimandati, cioè non è che è una cosa che non si fa. Sicuramente c'è spazio per tutti, ripeto, Perugia è piccola ma è tanto grande di cuore, e quindi dà tanta speranza e tanta possibilità a tutti gli sport. Ci siamo, la società, ripeto, Antonio ha fatto una grande... Purtroppo, come dicevate, questo periodo non aiuta, perché sia Veronica, come capitano, che è venuta alla prima puntata, successivamente anche il presidente Bartoccini, ci dicevano che ce ne sono tante, no, di iniziative che avevate in serbo con le scuole, per avvicinare il pubblico, per fargli capire che poi la pallavolo è un bello sport. È un bellissimo sport. È un bellissimo sport. Loro sono campionesse, ma molto più avvicinabili rispetto a tanti altri che... concedetemi la parola, molto spesso se la tirano, insomma, sì, anche in categorie molto più basse. Signor Livio, io vedo un'analogia anche con la Bartoccini. Lei sa che la Bartoccini ha questo rapporto fidelizzato con l'allenatore, no? Che è quasi un unicum, specialmente nella pallavolo di Serie A1. Sono tantissimi anni, credo proprio gli stessi 10 anni che Bovary ha portato la squadra dalle regionali fino ai vertici nazionali. Anche voi, insomma, sia come società, siete una società con dirigenti molto fedeli, ma anche di allenatori. In questi 50 anni ne avete cambiati pochissimi, vero? Quattro, che poi a giro, insomma, Sperandio è andato, tornato. No, Sperandio è ritornato 3 anni fa. Sì. E credo che sia per noi un punto di riferimento, no? Comunque ha tutte le caratteristiche di un allenatore che vuole migliorarci sempre, no? Qualche volta noi lo critichiamo perché comunque, no, magari può restare fermo. Noi lo vogliamo sempre che porti avanti sempre sullo studio. Lui è molto attento a tutto quello che succede intorno, no? Adesso c'è la fortuna di avere Davide Mazzanti a Perugia e vedo che c'è un bel rapporto, quindi lo vedo sempre molto motivato, no? Quindi per noi è importante, anche perché poi lui è molto molto bravo anche a livello, cioè sulla crescita delle giovani. Sì, no? Lui è sempre stato un attentissimo osservatore, capisce poi, proprio fin da poi piccolo. Poi l'allenatore, non ne parlavamo con Ilaria, siccome chiedevo come se stava a Trevi, è un allenatore che ascolta. E non è detto che, no, le giocatrici non possono dare qualche idea nuova. Quindi lui non è uno che, no, tu si sei giocatore, ecco. Lui è molto coinvolge, quindi poi è attento anche come si pongono le giocatrici, no? E entra dentro la testa delle persone, quindi questo è un suo lato molto molto positivo. Quindi io, per me, a Trevi ci sarebbe sempre, perché comunque ha delle grosse caratteristiche. E lei invece che cosa ne pensa di questa scelta della Wild Planet Bartoccini Fortinfissi di fidelizzarsi con questo allenatore? Ripeto, credo che in Serie A1, sia maschile che femminile, sia un unicum. E credo che sia per loro un punto di riferimento, no? Perché vedo che dalla Serie B in poi, no, credo che sia proprio, parli di Bartoccini e viene subito Bovary. Quindi adesso non so se può essere positivo o negativo, penso che sia positivo, perché, no? Io, per noi, Sperandio è positivo, no? Però chiaramente non metteremo discussioni ogni volta che per noi non va bene. Questa è la cosa, no? Bovary lo vedo benissimo, perché comunque ha portato
la squadra in Serie 1, è stato anche premiato come miglior allenatore in Serie 2, quindi sì. ha vinto sul campo la serie, quindi credo che sia un allenatore che si possa permanere e dare soddisfazioni a Perugia. Bene, noi adesso ci fermiamo qualche momento per la pubblicità e torniamo subito dopo con Volley Break, la pallavolo dalla 1 alla Z. Durabile e resistente. Può assumere qualsiasi forma per costruire edifici sicuri e architettonicamente belli, in grado di conferire armonia alle città e ai territori. Ambienti sostenibili e intelligenti in cui abitiamo, lavoriamo e costruiamo relazioni. Infrastrutture che migliorano la qualità della nostra vita, ci proteggono dalle calamità naturali e rendono più bella e organizzata la città. Cemento e calcestruzzo, dopo più di 2000 anni, sono prodotti che realizzano spazi per vivere meglio. Colacem Cola Beton. Tecnologia, innovazione e sostenibilità. I 13 centri revisione Consauto sono regolarmente aperti e ti aspettano per regolarizzare la tua revisione, perché è sempre importante avere la garanzia di muoversi in sicurezza. I nostri locali e i nostri operatori sono dotati di dispositivi di protezione, utili a garantire la tutela della salute propria e dei clienti. In più, tutti i veicoli sottoposti a revisione nei 13 centri Consauto riceveranno in omaggio la card soccorso stradale. Oggi, ancora di più, affidati a Consauto, i professionisti della revisione. Amici telespettatori, vi aspettiamo ogni giovedì qua in piazzetta sul canale 11 del Digitale Terrestre dalle ore 21:15 con il nostro intrattenimento, i personaggi, le loro storie, la musica, l'attualità, lo sport, un focus particolare sul mondo volley, in particolare la Superlega, la 1 femminile, tutto questo con il piacere esclusivo che vicino a me ho Paola e Arianna. Vi aspettiamo tutti qua, mi raccomando, non mancate. Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 21:15 sul canale 11 qua in piazzetta. Non vi dimenticate. Eccoci tornati in studio dopo la pausa pubblicitaria con i nostri ospiti, sempre con Volley Break, la pallavolo dalla 1 alla Z, e abbiamo da mandare, chiedo scusa, un altro contributo, perché siamo riusciti a beccare anche il coach di Moco Volley Conegliano, che non a caso, poi parleremo anche di questo, insomma, è un altro umbro che si è fatto strada nel campo della pallavolo, perché non a caso allena quella che abbiamo detto fino adesso, la squadra numero uno in Italia e non solo, nonché è anche allenatore della Croazia, che insomma si sta facendo parecchio parecchio strada anche a livello internazionale, e ha voluto anche insomma rivendicare qualcosa. Sentiamo il contributo di coach Daniele Santarelli. Coach Santarelli, torni in Umbria e vinci, perché comunque diciamoci la verità, insomma, l'Imoco Conegliano era già quasi predestinato prima dell'inizio del campionato, no? Si vede già primo e le altre tentano di arrivare tutte seconde.
Questo lo dite voi, nel senso è ovvio che sulla carta il roster è molto importante, però bisogna giocarle le partite e non è semplice, vi assicuro, trovare la stessa amalgama che questa squadra aveva lo scorso anno. Non è stato semplice inizialmente perché quest'anno è una stagione, come sapete tutti quanti, molto molto difficile. Sembra tutto scontato perché l'anno scorso semplicemente è venuto tutto in maniera perfetta, abbiamo giocato secondo me una pallavolo stellare, vincevamo benissimo, avevamo trovato la quadratura giusta, c'era feeling. Quest'anno secondo me ripartire era un po' più difficile perché riconfermarsi sappiamo bene che non è semplice, è ovvio che il roster allestito è molto molto forte, però c'erano delle incognite. Io credo che forse oggi l'abbiamo visto un pochino meno, stiamo un po' riconfermando quello che di buono si diceva inizialmente, cioè che questa squadra è una squadra forte, abbiamo giocato ottime gare fino adesso, oggi così così, devo dire, non sono così soddisfatto della vittoria, avevo chiesto alle ragazze di vincere giocando bene, abbiamo vinto ma secondo me non giocando benissimo. Non è sempre semplice per noi perché giochiamo con squadre che giocano totalmente in maniera differente rispetto a noi, e Perugia è una di queste, quindi durante la settimana si vedono allenamenti di altissimo livello e poi giochiamo con squadre che giocano in maniera totalmente diversa da noi e noi non riusciamo a esprimerci al top. Va bene, vorrà dire che oggi ci prendiamo la vittoria e il bel gioco arriverà un'altra volta. Intanto sono tornato a casa, mi fa piacere aver riscattato quella famosissima sconfitta di cui tutti parlano della scorsa stagione, come se fosse... Beh, è l'unica squadra, Bartoccini, aver sconfitto in Moco Conegliano. Da allenatore però, come dicevamo, malgrado quello che tu dici, la squadra è molto forte, un roster fortissimo anche a livello internazionale. Com'è per un allenatore dare motivazioni tutte le settimane? Perché comunque loro lo sanno di essere forti. Certo, beh, sono professioniste prima di tutto, quindi dovrebbe quasi essere scontato questo, ma non lo è. Soprattutto quando si vince, secondo me. Certo. E quando si vince spesso bene, cioè con 3-0 magari è un po' più difficile trovarle ogni volta le motivazioni. E io ci provo ogni volta a trovare qualcosa che possa farle divertire un po' di più. È ovvio che anche il nostro modo di giocare la pallavolo è secondo me, un modo divertente. Quindi le ragazze hanno bene in testa qual è il mio obiettivo prima di tutto, che è quello di vincere giocando bene, e poi qual è l'obiettivo loro nella loro testa e quello della società, che è quello di provare a portare a casa più trofei possibile. Quindi chi è venuto qui a Conegliano l'anno scorso, in questi anni e quest'anno, sa che questa società è una società che vuole vincere, quindi credo che di per sé le ragazze debbano avere delle motivazioni. Beh, Livio, partirei da lei perché Daniele Santarelli è Folignate, quindi forse avrà avuto modo di conoscerlo perché ha giocato anche, mi sembra, in Serie B a Foligno. Diciamo insomma che, concedetemi anche questo, un po' se l'è tirata, nel senso che no. Mai dare niente per scontato. È chiaro che qui in Umbria siamo felici di aver strappato forse gli ultimi 2 o 3 anni in campionato l'unica vittoria, forse loro c'erano venuti un pochino troppo con nonchalance e invece poi mi sembra che sia stata la gara prima del lockdown, forse l'ultima che si è giocata al Palabarton, vero Sergio? Sì. Però è comunque uno degli umbri che si è fatto strada nella pallavolo perché insomma allena la squadra forte, allena la Croazia. L'Umbria quindi si distingue per abbiamo gli arbitri, il maggior numero di arbitri, insomma da questo punto di vista ci siamo. Abbiamo parecchi allenatori che sono umbri, che fanno buone cose, no? A Scandicci, a Firenze. Ci sono tutti allenatori umbri, che sono 3-4 che stanno... Beh, Santarelli è stato bravissimo a sfruttare tutte le sue possibilità, perché ha lavorato con Davide Mazzanti per un certo periodo e poi la sua capacità... C'era da secondo, sì. Da secondo, poi c'è il tattico e quindi è stato bravissimo, credo, a prendere tutto quello che un maestro come Davide può dare, perché credo che sia, no, fortuna di avere vicino un allenatore più forte del mondo, credo, no? Perché comunque la squadra nazionale ha dimostrato che con una squadra giovanissima è arrivato ad altissimi livelli, no? Ha perso 3-2 al quinto, no, il finale mondiale, quindi credo che sia un capolavoro e quindi vicino a Davide ha preso tutto quanto e sta mantenendo e anzi migliorando tutto quello che ha imparato, quindi gli faccio i complimenti perché comunque averlo lassù con quella squadra e riconfermato ogni anno credo che sia molto molto importante e credo anche di soddisfazione per noi che siamo di Foligno, che siamo umbri anche comunque. Certo. Beatrice,
Io non l'ho capito, forse tu me lo puoi spiegare. Insomma, quando nel tratto in cui dice che hanno qualche difficoltà con squadre che giocano in maniera diversa rispetto a loro, tu l'hai capito che cosa significhi? Il problema è che io sono molto schietta, quindi bello, sono forse stata in questo momento, esatto, è bene che non dico quello che penso, però cioè, non è stata secondo me forse non troppo rispettosa onestamente, perché comunque quando vai a giocare contro una squadra cioè uno ha un gioco e l'altra squadra ha un altro gioco, quindi ci sta che tu in settimana magari hai allenamenti diversi perché loro hanno un gioco molto veloce rispetto al nostro, noi invece abbiamo attaccanti che giocano una palla un pochino più morbida, più alta, per le loro caratteristiche, esatto, quindi spero che l'abbia voluto dire per un discorso di caratteristiche di giocatori e di squadra. Mm-hmm. Non per altro. Hai avuto modo, visto che è umbro e insomma, mi ha allenato. Ti ha allenato addirittura? Sì, lui faceva il terzo allenatore quando io ero a Casalmaggiore, che abbiamo vinto lo scudetto. Mm-hmm. C'era Davide Mazzanti, Giorgio Bolzoni e c'era lui che faceva il terzo allenatore. Quindi l'hai conosciuto comunque fuori, sì, non sì, qui in Umbria, perché comunque lui dall'Umbria è partito molto, molto presto. Sergio, tu c'eri l'anno scorso quando la Bartoccini è riuscita a spugnare Rimoco Conegliano, che lui ha detto è riuscito, no, in un certo qual modo a vendicare la sconfitta dell'anno scorso. Sì, questa è, io dico così simpaticamente, sempre da osservatore laico, mi aspetto l'aca la prossima volta, cioè una danza tribale australiana o neozelandese, nel senso, bisogna sempre prendersi un po' con leggerezza su certe cose e bisogna evitare la sindrome degli All Blacks, cioè che praticamente se una volta una squadra perde sembra che crolla il mondo, tutto il mondo che gli è stato costruito intorno, cioè sono giocatrici, sono ragazze giovani, sono persone che devono vivere la loro vita anche oltre l'esperienza sportiva e bisogna insegnargli dei valori che sono diversi dalla sola vittoria sempre. Io posso lui, insomma, diciamo che nella pallavolo ci ha trovato un po' tutto, lavoro, passione, sì, moglie, perché è sposato con il suo libero e quindi... Sì, però ecco, diciamo che questa visione della vittoria a tutti i costi è importante, per carità, una squadra che ha investito molto, una società che ha investito molto, però non dico che ci sia altro di più importante, però c'è anche altro, quello sicuramente. E poi insomma, non, come diceva anche Beatrice, non sempre tutto dire è che scontate, uno no? Si potrebbero fare anche gioca con squadre diverse, cioè ci mancherebbe, sì, cioè, no. Poi insomma, si potrebbero fare anche dei paragoni con altri sport, che non sempre gli investimenti fantasmagorici portano dei risultati. In questo momento loro stanno vivendo una felice contingenza, perché come dice lui, anche l'anno scorso tutto è andato al posto giusto. Ilaria, vorrei agganciarmi anche al discorso che faceva lui, no? Perché la pallavolo, tu fai la Serie B, quindi ti ha sempre, credo, impegnato tanto. Quanto poi hai rinunciato alla vita di una ragazza, di un adolescente che non fa pallavolo, dicevamo, non è uno sport professionistico, ma già in Serie B siete impegnati a livello professionistico. Tu sei riuscita a conciliare anche con la vita di una, prima di un adolescente, poi di una ragazza giovane come sei tu, insomma? Beh, io penso che ho sacrificato molto di più da ragazza, da adolescente, che non ora. E sono anche un po' pentita, perché ho rinunciato ad alcune cose che volevo fare, non mi sono fermata con gli studi, e tornassi indietro non lo farei più. Però fai ancora in tempo, sì, insomma, sì, certo. Sei giovane, però cioè, c'è chi ci ripensa a 50 anni, a 90 addirittura prendono la... Diciamo che le mie... cioè sto facendo adesso altre cose rispetto magari in passato. Quindi le stai inseguendo, sì, ma magari qualcosa che ti sei perso. Beatrice, tu? Beh, tu le tue soddisfazioni ce ne hai avute tante, ce le hai ancora anche a livello pallavolistico. Che cosa ti è mancato comunque? Casa, perché sei partita magari da casa presto. Ma sì, forse non tanto casa, ma forse la famiglia. Uh-huh. Perché comunque casa adesso è un po' in giro, diciamo. Non è che mi sento un posto che sia proprio casa mia. Uh-huh. Cioè, devo andare a giocare, comunque trovo casa. Uh-huh. Quello che mi è mancato forse sì, vivere un po' l'adolescenza, come i ragazzi che non fanno questo lavoro. La discoteca del sabato sera. No, non tanto la discoteca, ma magari anche studiare tranquilla, senza dovermi magari svegliare la mattina presto, oppure prendere il pullman, correre allenamento, i pesi, fare tutte queste cose insieme, cucinarmi da sola, cioè le lavatrici, queste cose qui all'inizio poi mi sono pesate. Proprio queste anche proprio pratiche. E poi lo studio sì, anch'io ho mollato, cioè ho finito, ho preso la maturità, poi dopo non ho fatto più l'università,
ho iniziato l'anno scorso. Brava. Ecco, tornassi indietro, non smetterei e continuerei. Però adesso comunque ho ripreso, quindi sto mettendo a posto le cose, diciamo. Certo, si fa sempre in tempo, no? Dobbiamo portare avanti la cultura che diceva Livio, perché poi, insomma, dobbiamo, anche chi arriva ai vertici come te in Serie A1, auguro a te di poter giocare fino a 40 anni, però poi c'è una vita che va avanti, quindi bisogna cercare di conciliare un po' tutto, vero Livio? Noi siamo molto molto attenti su questo, ma vediamo anche però che le giudici più forti, adesso a parte no, no? Certo, le presenti? Sono anche brava a scuola. Noi abbiamo un'esperienza, no, di quelle ragazzine che stanno emergendo adesso, no, tipo Giulia e Rachele, sono bravissime. E quindi credo che sia la... Se possa fare, no? Il discorso sport fatto bene, con passione, e lo studio. Sì, che poi magari scandire poi, i tempi qualche volta serve, ecco, no? So che ho allenamento alle 5, alle 6, devo studiare in quel range. Noi siamo anche, no? Cerchiamo sempre di, no? Di consigliare, anzi, siamo anche rigidi quando loro fanno male a scuola, no? Se fanno male a scuola noi cerchiamo sempre di... No, spostare, no, no, verso la scuola, anche verso lo sport, no? Quindi la invitiamo a migliorare, perché comunque se no perderebbe anche il posto in squadra, perché desideriamo che loro prima lo studio, poi tutto il resto, poi se diventando forti come giocatrici, no, ben venga, però credo che sia più importante a 15-16 anni che il loro obiettivo sia la scuola. E quindi per noi il fatto che qualche giocatrice forte, no, che comunque c'ha futuro e anche brava a scuola, ci dà orgoglio, quindi tutto quello che stiamo lavorando probabilmente sta venendo fuori. Beh, perché poi, come insomma dicevano loro due, uno magari se ne accorge più avanti, ma l'importante insomma è accorgersi, perché sì, poi si fa in tempo. Ci spostiamo, rimaniamo sempre nel volley, ma ci spostiamo sul volley maschile. L'altra squadra umbra che fa la Serie 1 è ovviamente la Sierra Safety Perugia, che continua a mietere successi. Domenica ha giocato alle 18 a Trento in una che di quelle gare che alla vigilia sembrava fra le più ostiche, e il primo set insomma ce la siamo visti un po' brutta, 17 a 25, e poi però si sono presi per mano, perché così possiamo dire, è stata una vittoria di squadra, e la Sierra Safety Perugia è uscita per 3-1, e noi guardiamo questo contributo del servizio realizzato proprio in occasione della gara di domenica, e ancora abbiamo anche l'intervista con il neo acquisto Solè. 6 vittorie su 6 partite ottenute senza l'uomo simbolo della squadra, contro avversari tosti ad iniziare dalla acerrima rivale sportiva della Lube, contro un ex dal dente avvelenato come Lollo Bernardi e una squadra come Trento che voleva infliggere ai Black Devils la prima sconfitta stagionale. Ed invece la striscia continua e lassù in testa la classifica ci sono ancora loro, i ragazzi terribili di Gino Sirci. Certo, le avversarie non mollano, ma la squadra cresce, e cresce nei dettami di Vita Leinen, che dopo un primo anno di apprendistato in Italia sta dando al gioco la sua forma. Attaccaresima con un occhio al fondamentale muro difesa, essenziale per completare quel percorso di crescita collettivo ed esaltare le grandi bocche da fuoco presenti in squadra. Ecco dunque che sì, si può vincere anche senza Tanasevic, che quando rientrerà sarà un'ulteriore arma in più che Einen dovrà inserire in un contesto che viaggia alla grande anche senza il suo capitano. Un processo di crescita, quello dei Black Devils, che Einen aveva promesso sin dai primi allenamenti post-Covid in piena estate, quando la squadra si era ritrovata dopo il lockdown, che sul campo si trasforma anche in forza mentale, la stessa che domenica ha permesso alla Sir di rimontare dopo aver perso il primo set e di ripetersi durante il quarto, quando Trento, con 4 lunghezze di vantaggio, sembrava aver ipotecato il tie break, e invece no, nel momento clou la squadra si è comportata da squadra, ha difeso bene e ha ripreso fiducia, e nella fiducia esaltato i 6 assi, non solo Leon MVP del match ma anche Plotnicki decisivo con 3 punti e 2 ace nelle battute finali. È stata proprio una vittoria di squadra, una penso delle più belle che abbiamo fatto adesso, perché nonostante momenti brutti siamo stati lì sul pezzo, palle dopo palle, che non lo so, magari anche sembrava brutto da fuori, ma penso che l'abbiamo vinta proprio con questa aggressività che abbiamo. Secondo me loro sono partiti bene in difesa e soprattutto in battuta anche, e noi lì abbiamo perso un po' il senso della partita. Dopo lo abbiamo sistemato in difesa, battute, abbiamo fatto delle belle cose
che ci hanno portato su. Bella, bella anche questa intervista rilasciata da Solé. Ha sottolineato che è stata una vittoria di squadra, si sono presi per mano, come dicevamo. Beatrice, tu probabilmente non avrai avuto occasione di vederli dal vivo giocare, perché voi giocate alternati, esatto, al Palabarto. Non so se ti è capitato di vedere, insomma, questa squadra, che anche loro sono stati molto rinnovati, e quest'estate qualcuno, insomma, anche nei confronti di questa squadra aveva un po' storto il naso, no? Erano state, diciamo così, sostituite delle pedine importanti. Sì, io vedo gli allenamenti, perché comunque sono prima di noi nel palazzetto, e la prima cosa che viene fuori guardandoli anche in allenamento è l'aggressività che hanno e l'agonismo che ci mettono anche fra di loro, e questo non è scontato, perché, cioè, spingere così tanto in allenamento poi ti dà quella spinta che la domenica ti serve anche nei momenti che hanno avuto loro magari di difficoltà, in cui sei sotto di qualche punto, per recuperare. In allenamento si vede molto questo. Poi le partite non le ho viste perché siamo sempre sfalsati, però è ovvio, è difficile comunque cambiare i giocatori, come cambiare magari il palleggiatore, cambiare i punti fondamentali della squadra. Cambiare il palleggiatore, esatto, cambiare il laterale, esatto. È fuori Atanasievic, che tra l'altro credo che metterà Heinen in difficoltà adesso, speriamo che a breve, insomma, potrà rientrare, visto che stanno girando bene anche in posto 2. Sì. Livio, lei ha avuto possibilità di vedere questa SIR? Per me la pallavolo è femminile, quindi, quindi sì, la seguo, e seguo anche con passione, nel senso che quando vinco sono contento, però per me, no, preferisco vedere una squadra di Serie A 2 femminile. Perché? Perché qual è questa sua motivazione? Credo che sia uno sport diverso, cioè le donne, cioè, se cioè lo sport, la pallavolo femminile mi dà, no, più caratteristiche, cioè io mi diverto di più vedendo giocare le ragazze. Diciamo c'è un po' più gioco, no? La pallavolo, sì, maschile, più gioco, a livelli, no, ma poi si vede più la crescita, alti, non si vede più gli scontri fisici, ma si vede l'intelligenza, si vede il modo di approcciare le partite, si vede la tattica, si vede tutto quello che c'è lì, è molto sì tattica, però molto più potenza, più. Invece loro sono più attenti alla strategia, no? ai rapporti che hanno anche con i rapporti con le giocatrici, quindi si vedono alcune cose che a livello femminile sono più chiare. Maschile devi essere dentro per capire, cioè, quindi purtroppo da sempre ho seguito il settore femminile, e quando c'è la partita femminile mi metto lì a guardare e mi diverto, maschile un po' meno, ecco. Ilaria, la segui tu la pallavolo maschile o stai solo in palestra e ti alleni per te? Allora, sono sincera, non particolarmente, non la seguo molto particolarmente, però io sono un po' contraria a quello che ha detto lui, mi piace più il maschile che la femminile. Cioè, ti piace di più questa potenza? Sì, sì, ho visto forse una partita, la finale che hanno fatto contro la Modena. Contro Lube, sì. Sì. La finale di Supercoppa del Monte, sì. Sì, ho visto quella. Beh, anche perché edizione straordinaria è stata trasmessa, esatto, su Rai 2 in prima, sì, serata, che io dico sempre. Non, cioè, mi ricordo che probabilmente sì, la Rai ancora non aveva assestato il palinsesto, assolutamente sì. Ti sei votato alla Bartocini o segui un po' anche la SIR? Siamo anche sponsor della SIR come Forti Infissi, per cui sì, abbiamo, infatti, sempre seguito l'attività anche della SIR. È chiaro, ripeto, come ho detto prima, che alcuni aspetti della partita, anche della Imoco, sembravano quasi maschile, cioè nel senso la violenza con cui schiacciavano a terra, alcuni passaggi in una tale velocità che sembravano quasi maschile. Sì, penso che alcune di loro, insomma, potrebbero tranquillamente, sì, giocare esatto, nel campionato maschile. L'aggressività era, esatto, quella, capisco sicuramente il tono. Ecco, forse la cosa che mi ha disturbato tanto dal punto di vista societario è il non saluto, che mi è dispiaciuto un po', nel senso che secondo me una squadra comunque sia, soprattutto di pallavolo, il mancato saluto fra Bernardi e il resto della sua ex squadra mi è un po' dispiaciuto, perché bisognerebbe sempre puntare a lasciarsi nel modo corretto. Questo è un po' un peccato per lo sport in genere, a prescindere dalle vicende che non entro nel merito, perché, però ecco, secondo me dovrebbe essere anche quello un esempio di dire: si può cambiare strada, si possono fare scelte, però dovrebbero essere sempre scelte, insomma, il lato umano deve sempre rimanere, quello mi è un po' dispiaciuto, ecco. E però, insomma, Heinen si sta riconquistando. Sì, sì, però la vedo dal punto di vista, sì, sì, umano, di piuttosto vista che di, tecnico. Di Beatrice, lo dicevamo già la scorsa puntata, insomma, la SIR ha, l'abbiamo detto più volte, no? L'MVP
è anche Leon, ripetitivo, no? Lo ripetiamo, è sempre Leon, quelli che un po' riescono a decidere la partita, forse nella femminile l'alter ego potrebbe essere solo Egonu, no? Che se decide, perché poi la pallavolo femminile, forse concordo con il signor Livio, è più corale, anche nei leader. Perché qui abbiamo sottolineato anche nel servizio, sì c'è Leon, ma comunque Atanasievic è nel cuore dei perugini, vuoi perché degli Umbri, è 7 anni che è qui, è una persona estremamente empatica. Devo dire che nella Bartoccini Forti Fissi lo siete un po' tutte. Sì, è vero. Siamo, no, io devo ammettere una cosa particolare e molto bella. Credo che sia, non il primo anno, però un anno in cui abbiamo un gruppo pazzesco. Cioè non è facile trovare un gruppo di donne soprattutto. Eh sì, perché insomma esatto, noi donne siamo un pochino più, no? Esatto, non è facile. Io comunque nei miei anni, forse l'anno dello scudetto, ma quest'anno qui abbiamo veramente un gruppo molto unito, siamo tutte molto empatiche, tutte molto che ci divertiamo, simpatiche, scherziamo, stiamo veramente molto bene in palestra. Che poi insomma ci sono anche delle diversità sia anagrafiche ma anche di vissuto, no? Certo. È arrivata Serena Ortolani, ma certo, c'è la piccola Scarabottini che ha 16 anni, quindi creare anche un'amalgama, come si vede chiaramente dalle partite, sì, anche durante il riscaldamento fra di voi, non è veramente bene. Cioè forse non la portiamo tantissimo nel campo a livello di gioco, perché ancora non c'è quell'amalgama, però fra di noi stiamo veramente bene. Beh, speriamo che questo comunque sia un primo passo, esatto, per... Torniamo quindi alla Bartoccini, perché mi dispiace Beatrice, insomma, domenica assolutamente, io non sono di quelli che dirama mai una gara da dentro fuori, però insomma domenica è una gara a portata di mano, una trasferta un po' lontano, Bergamo viene da un turno di riposo, quindi per un verso saranno belle fresche riposate, però dai, voi invece avete giocato con i Moku, quindi mantenete alta l'attenzione. Sì, è una partita molto molto importante, è vero che ancora il campionato è lungo, quindi ci saranno molte altre partite che saranno importanti, però per noi è quasi uno scontro diretto, quindi dobbiamo andare lì con la testa di portare a casa assolutamente una vittoria. So che la pressione non aiuta in questi casi, certo, però dobbiamo andare con la testa di dire è una partita importante da vincere, loro hanno riposato, quindi magari possiamo sfruttare il fatto che hanno un pochino meno ritmo di noi, certo, che abbiamo avuto la partita. E ci alleneremo intensamente e daremo il massimo ovviamente per portare a casa più punti possibili. Certo. Livio, in conclusione, girone di Serie B1, parte il weekend fra il 7 e l'8 di novembre, siete solo con un'altra Umbra voi? Sì, con Perugia, 3M mi sembra. Sì, 3M Perugia. E, sì, abbiamo il girone Emilia, Marche e Lazio. Voi insomma con la Serie B avete girato tutti, sì, questi abbiamo... gironi in lungo e in largo, l'avete fatto per tanti anni. Sì, abbiamo fatto, è un campionato che secondo me noi lo approcciamo come, lì, come una squadra metà classifica, no? Uh-huh. Perché comunque abbiamo fatto dei cambiamenti quest'anno, abbiamo un budget molto limitato perché comunque abbiamo fatto dei sacrifici importanti perché il Covid ci ha dato, no, una mazzata incredibile e quindi non abbiamo magari la settima giocatrice, no? Quella che dicevi tu, certo, che dà la panchina. Abbiamo dei giovani interessanti, però chiaramente sono giovani, quindi non è che no, possono dare un supporto importante, però qualche volta no, bisogna supportare loro, quindi abbiamo questo punto interrogativo, però ho visto giocare, ho fatto a qualche amichevole, ci sono prospettive importanti, no? Perché abbiamo giocato con Castelbellino, che comunque è la squadra da battere, eh? Abbiamo fatto 2-2, no? Giocando anche molto bene, con qualche errore chiaramente dovuto anche alla preparazione, ma ecco, io confido, certo la mia visione è quella di arrivare ai playoff, no? Comunque si raggiunge a quel livello, però Ilaria ha avuto un tuffo al cuore, insomma. Sì, ma credo comunque. Ma comunque abbiamo preso delle giocatrici buonissime, perché Ilaria è stata sempre una giocatrice importante, no? È stata anche, no, ha fatto il record dei punti in Serie B2, quindi è stata una che non è che è un agonista, no? Ti pensa, insomma, a questo curriculum Ilaria, eh? Cioè ha chiuso gli occhi per dire no, questo non lo doveva dire. Perché no, diciamo perché comunque noi l'abbiamo osservata, perché noi cerchiamo di prendere giocatrici che oltre che siano forti, siano anche dal punto di vista no, umano in un certo modo, no? E Ilaria e Stefania Corna ce lo garantiscono, quindi vediamo che sono integrate molto bene, quindi sono molto attente anche nei giovani, dando una mano grossa, no, per migliorare le giovani. E quindi abbiamo parecchio, insomma, siamo ottimisti. Bene. Anche se dobbiamo ancora lavorare parecchio, perché comunque
abbiamo dei grossi problemi in recezione, no? non siamo continui, abbiamo dei palleggiatori giovani, quindi dobbiamo comunque fare qualcosa in più, però credo che soddisfazioni ce le possiamo prendere, quindi abbiamo una visione un pochino, tra virgolette, ottimista. Partiamo con obiettivi, poi dopo quello che viene. Ilaria, il team manager, insomma, ha spinto, e tu hai chiuso gli occhi. Dai, datti un obiettivo, quello di eguagliare il record di punti della B2, lo facciamo in B1? Speriamo, ma io guarda i numeri, non credo molto ai numeri sinceramente, perché poi è ovvio che dipende pure dalla squadra, se hai giocatrici importanti non potrai mai fare grandi numeri, certo. A livello, cioè è il gruppo poi alla fine che... La pallavolo è l'unico sport che se non ricevi, non alzi, non attacchi, insomma da soli non si fa, no. I punti non si fanno. Insomma. Quindi sì, mi fa piacere, parecchi anni fa, poi tra l'altro 3-4 anni fa era successo. No, grazie, l'ho ricordato. Quello ti rimane il marchio. Però ecco sì, era una circostanza diversa da questa e... Però magari. Proviamoci. Sergio, non so, insomma, a livello societario con il nuovo DPCM avremo, spero, insomma, ancora il piacere di tornare, perché poi si rigioca in casa per la settimana prossima, c'è un turno infrasettimanale che è quello del 28 ottobre, mi sembra, perché poi voi invece riposate il primo novembre. Beh. Avremo ancora il piacere di poterla vedere, insomma. Io lo spero. Mi sembra che le distanze ci sono, nel senso il palazzetto è grande e la capienza che hanno consentito con il DPCM fino ad oggi, insomma, garantisce credo la massima sicurezza. I ragazzi dello staff all'ingresso misurano la temperatura. Assolutamente posso. La nostra Beatrice e il nostro Federico sono molto attenti a tutta l'organizzazione del palazzetto, quindi ritengo che si stiano facendo le cose nel miglior modo possibile. E mi auguro che insomma almeno questo spettacolo ce lo lasciano godere, almeno supportare le ragazze che già fanno tanto, come dice lei, in campo. Vedevo anche la Veronica, nonostante infortunata, dava una carica. Sì, dava un sacco di carica. E quindi insomma vi ricordiamo che la prossima partita in casa, alla quale potremmo assistere, poi sapete, seguiteci comunque tramite, oltre alla nostra emittente, anche i nostri social su TRG, di TRG su Facebook, Instagram, ma anche quelli della Bartoccini Forti Infissi, perché ci sono aggiornamenti in tempo reale, anche di come è molto semplice poter acquistare i biglietti per partecipare alla partita, perché proprio per le norme legali al Covid si possono comprare solo tramite online, ma ve l'assicuro è semplicissimo. Prima di chiudere diamo uno sguardo alle altre gare che si terranno il prossimo fine settimana: Imoco Volley Conegliano, Saugella Monza, Unet Iwork Busto Arsizio, Il Bisonte Firenze, Savino del Bene Scandicci, Igor Gorgonzola Novara, Zanetti Bergamo e appunto Bartoccini Forti Infissi Perugia, Banca Valsabina Millennium Brescia, Reale Mutua Fenera Chieri e Delta Despar Trentino, Bosca San Bernardo Cuneo, Riposa VBC e più Casalmaggiore. E noi speriamo intanto che queste gare si possano disputare tutte, perché veramente oltre ai tanti altri problemi, anche questo del Covid è una spada di Damocle anche dal punto di vista dello sport. Siamo in chiusura, io come sempre ringrazio tantissimo i nostri ospiti che questa sera ci hanno fatto compagnia, sono stati con noi. Partirei subito da nostra Beatrice Agrifoglio, graditissima ospite, alzatrice della Bartoccini Forti Infissi Perugia. Grazie a voi. Ringraziamo, un grosso Grazie. In bocca al lupo per domenica prossima. Sempre per la Bartoccini, Sergio Castellani, per la Bartoccini Forti Infissi, uno dei 5 soci della società. E è stato un vero piacere, un vero onore ospitare la squadra, più la società più longeva dell'Umbria, rappresentata dal neo acquisto, l'attaccante Ilaria D'Angelo. Grazie Ilaria, grazie della tua partecipazione. E da Livio Molari, team manager, DS e storia del Trevi Volley, Lucky Wind Trevi come si chiama oggi. Grazie. Detto questo, siamo veramente in chiusura. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che noi andiamo in replica domani alle 13.45 sempre sul canale 11, da domani ci trovate online anche su www.trgmedia.it, vi ripeto, seguiteci sui nostri social e anche su quelli della Bartoccini Forti Infissi per avere aggiornamenti in tempo reale. Io vi ringrazio per l'attenzione, l'appuntamento con Volley Break, la pallavolo dalla 1 alla Z è per martedì prossimo. Buon proseguimento di serata.
Forza!